Rieccomi qua, sono Donatella Bartolomei e sono qua per fare continuare il mio ciclo di video che riguardano sia le mie materie artistiche, la mia produzione artistica che la mia produzione didattica, che è quello su cui io mi sto incentrando di più in questo periodo, ma seguiranno anche dei video che riguardano la mia produzione artistica. Ho fatto proprio ieri, l'altro ieri, oddio, non mi ricordo più, l'altro ieri. La nuova puntata di Monologhi Sperimentali che ha ripreso e lì si entra più appunto nel discorso artistico. Però oggi io sto facendo un video su una tematica, su delle tematiche che mi stanno particolarmente a cuore. Scusate, io sto controllando i miei cani che adesso io sono partita a parlare, si è creato movimento. Particolarmente a cuore che sono diciamo, preso anche mi sono anche segnata dei punti su cui voglio parlare. Come siamo messi e come sarebbe il caso anche che si reagisse, almeno io da parte mia faccio le mie scelte, quindi reagisco a mio modo, poi gli altri facciano come credono, su quello che è il ruolo degli insegnanti di materie artistiche, ma non solo artistiche. Io mi occupo di insegno canto, recitazione, e materie affini, dizione, tecnica vocale del parlato, lettura espressiva, eccetera, eccetera, ma mi occupo anche di percorsi esperienziali, di lavoro su di sé mediante il linguaggio artistico e creativo come insegnamento. Ma questo discorso vale appunto per gli insegnanti di musica, per gli insegnanti di danza, per gli insegnanti, anche per persone che propongono corsi di materie olistiche, perché siamo in un ambito dove ho notato, frequentando anche quegli ambienti con dei miei corsi esperienziali, appunto, mi è capitato di entrare anche in quel tipo di discorso di insegnamento presso quel tipo di realtà. Comunque riguarda tutto un aspetto di persone che insegnano materie artistiche, materie culturali, materie di intrattenimento. Ecco. Io non mi occupo di intrattenimento, questo continuo a dirlo, io non faccio intrattenimento, non mi interessa l'intrattenimento, non sono mainstream, non sono nel mondo commerciale, eccetera, eccetera. Però riguarda tanti insegnanti o conduttori anche di corsi di biodanza, danzaterapia, cioè c'è tutto un mondo, ok? Materie che vengono considerate come corsi di, passatemi il termine orribile, tempo libero, anche se non tutti questi corsi, i miei per esempio, non sono per passare il tempo libero e basta, ecco. Io non ho un obiettivo così meschino, così basso, però riguarda un ambito che è definito, è preso proprio come tempo libero, perché non facciamo il pane per mangiare, perché non siamo dei medici, perché non entra nel necessario. Ecco, e qui si aprirebbe tutto un altro discorso su ciò che è necessario per l'anima e non solo per il corpo, e che in realtà è necessario anche per il corpo, molte di queste materie. Comunque, non entriamo in questi dettagli. Ecco, partiamo dalla prima cosa di cui mi piace parlare, di cui voglio parlare. Spesso chi insegna canto, chi insegna musica, chi insegna teatro, chi insegna danza, eccetera, eccetera, si trova a dover fare presso le scuole di musica, di danza, di teatro, le associazioni culturali, le associazioni musicali, bla 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 bla, che propongono questi corsi, le famose lezioni di prova gratuite. E questo, mi devo segnare un altro punto. Scusate, mi ero dimenticata un punto. Lezioni di prova gratuite. Questo in Italia è una cosa ormai da anni, non è da oggi, da tanti anni, data praticamente per scontata. Cioè, se io vado a fare come allieva un corso di chitarra, di pianoforte, di, non lo so, facciamo un esempio, di pianoforte, ecco, portiamo un esempio a caso, è ovvio che la scuola, scuoletta, scuolina, scuolona, dove io andrò, mi proporrà la lezione di prova gratuita. A volte lo fanno anche i privati, anche gli insegnanti privati.
ma più spesso sono cose che vengono dalle associazioni, scuole, eccetera. Allora, il discorso è questo. Se io, Donatella, mi apro la mia attività, e io ho anche avuto una mia scuola, Teatro Oblio, e comunque sono un lavoratore autonomo in quanto titolare di partita IVA, quindi mi gestisco, voglio gestirmi un corso come mi pare, no? Ok? Decido io la mia impresa, diciamo così, come condurla, quindi posso decidere io nella mia sede, nella mia scuola dove io sto investendo i miei soldi, le mie energie, il mio tempo, posso decidere che voglio concedere delle lezioni di prova gratuite. Mia scelta liberissima, lecita, anche apprezzabile, sicuramente fatta calcolando che poi ne avrò un ritorno, ecco. Però questo è un conto. Ma se io, titolare di una scuola di musica, di teatro, di danza, di un'associazione culturale che fa questi corsi, eccetera, eccetera, faccio lavorare un altro insegnante che non sono io, Mario, inventiamo un nome, faccio lavorare Mario per fare lezioni di organo. Oggi, nella mentalità italiana attuale, è ovvio che Mario dovrà sottostare, se vuole lavorare nella mia scuola, a fare lezioni di prova gratuite agli allievi. Ora, questo, anche se in Italia è considerata una cosa purtroppo normale, non è normale per niente, ammesso e non concesso che la norma non debba essere per forza una cosa positiva. Purtroppo è normale, la norma è pessima, ecco, però se normale dovesse essere rispettoso del lavoro e della figura professionale, non sarebbe normale, perché io come titolare della scuola posso anche decidere di offrire le lezioni di organo gratuite di prova ai nuovi allievi che vengono a provare. Ok? Però sarebbe quantomeno corretto che io come scuola pagassi Mario. Perché Mario non è colui il quale possiede l'attività e fa i suoi investimenti. È un terzo, è una persona assunta, non assunta, collaboratrice, chiamala come ti pare, ma che lavora per me, per la mia scuola in quel momento, sotto la mia scuola, e quindi a lui che il Giovannino venga a fare la lezione di prova gratuita o non gratuita può anche non interessare. In quanto Mario dovrebbe essere retribuito per quell'ora, per quel tempo che dedica gratuitamente a quella lezione. Questo sarebbe il ragionamento razionale, logico, perché come continuo a dire in questo periodo, e lo ripeto a tormentone, lo ripeto anche adesso, se io vado al ristorante, entro in un ristorante dove non sono mai entrata, non ho la cena di prova gratuita per vedere se torno. Se vado da, che ne so, qualsiasi attività, ma davvero, pensate a qualsiasi attività. Se io vado in un negozio dove non sono mai entrata, una cartoleria, non è che mi regalano, i fogli, il quaderno, il blocco, le matite, i pennarelli di prova gratuiti per vedere se torno. Se io vado da un estetista, non è che mi fa il primo trattamento gratis di prova gratuito. Se io vado da, ripeto, da un medico, o anche a fare l'attività più stupida di questo mondo, non ho la prestazione gratuita di prova per vedere se torno. Ok? Poi c'è anche chi lo fa, uno mi può dire, non è vero. Nel mio negozio, prima ho detto estetista, nella mia io sono un estetista e io faccio il primo trattamento di prova gratuito. Benissimo, lecito, si può fare, ma non è la norma. Uno lo fa, è la sua attività, pensa così di andare bene, fa bene a farlo. Se non obbliga un dipendente a farlo, ecco. Invece noi che insegniamo musica, danza, teatro, eccetera, eccetera, ci troviamo in queste collaborazioni con queste scuole, associazioni, eccetera, dove c'è il diktat, la condizio sine qua non
Tu la prima lezione di prova la devi fare gratuita. E questo è terribile. È ora di dire basta. Non lo dice praticamente quasi nessuno, perché tutti, orecchie basse, questo passa al convento, è un'epoca di M, la gente se no non viene, ma la concorrenza continua a far così, poi non vengono più da noi. Ma questa è la mentalità dei falliti. Infatti siamo in un paese fallito, sotto tutti i punti di vista, dove ci troviamo tutti in uno stato di, non tutti, ma in molti, in uno stato, diciamo, di pseudo fallimento più o meno palese. Perché siamo in un paese morto e disperato. È ora di piantarla, di ragionare sul meno peggio, di ragionare sul alzando le facendo spallucce. No. Poi, ripeto, ognuno della sua attività, io non parlo di uno che ha una sua attività o che decide a casa sua, un pianista che dice io a casa mia chi viene. Gli faccio la lezione di prova gratuita. Se lo vuol fare, ognuno fa quello che vuole. Uno può fare anche i corsi gratis tutta la vita. Magari è un miliardario che per hobby si diverte a passare il tempo così, oppure un filantropo che se lo può permettere. Il volontariato si può sempre fare. Anch'io faccio volontariato. Io lo faccio con gli animali, per la protezione degli animali, ma è una mia scelta. Io faccio volontariato dove decido io che vado a fare volontariato. Quindi un conto è il volontariato, un conto è il lavoro. Siccome in Italia gli artisti sono considerati degli hobbisti, artisti, persone che operano nella spiritualità, anche in ambiti spirituali di lavoro su di sé, eccetera, musicisti, ballerini, eccetera, spesso sono considerati, spesso è un eufemismo, praticamente sempre, siamo considerati degli hobbisti, niente più, niente meno, se non chi fa il turnista, eccetera, eccetera, o entrato nel mondo dello show business e si porta a casa una barca di soldi, spesso dentro il mercataccio attuale, ma su questo non ne voglio neanche parlare, ecco, non voglio farla tuttologa, parlare di mille argomenti, restiamo sul pezzo. Allora è come dire, tanto ti diverti, cioè noi passiamo il tempo, capito? Cioè buttiamo via il tempo. Poi è lecito che uno voglia anche dire, va bene, allora siccome il corso dura 9 mesi, dura un anno scolastico oppure un corso più breve, dura 3 mesi o va a pacchetti trimestrali, facciamo un esempio, comunque ha una durata, che uno va davanti anni o mesi, ha una durata, una scuola, un'associazione può sempre decidere di dire ok, le lezioni di prova si fanno, perché uno dice voglio fare una prova per vedere se mi trovo bene in questo contesto e poi decido se iscrivermi al corso. Nessuno vieta di far sì che si faccia una prova, ma quella prova si paghi. Si può anche decidere, io per esempio privatamente, quando faccio lezioni di prova, per esempio di canto, che è un corso individuale, io dico c'è l'opzione prova singola e l'opzione prova anche pacchetto di un mese e le faccio a prezzo scontato, ma si pagano perché io sto lavorando. Prova ad andare dal panettiere a dire, mi dai il pane di prova gratuito? Prova ad andare non lo so, da quello che fa gli occhiali a dire, mi dai il primo occhiale di prova gratuito? Cioè, ma anche attività che non hanno qualcosa di materiale da dare. Prova ad andare dallo psicoterapeuta. Ecco, a dire, mi fai la prima seduta gratuita, ti fa un gesto che non ripeto. Ecco, quindi perché chi insegna queste materie deve fare lezioni di prova gratuite? Che poi la lezione di prova gratuita collettiva, per esempio di teatro, che io ho già un corso, no? Ho già una classe, quindi sono già pagata per questa classe. Mi arriva un singolo che prova dentro la classe e lui non paga, pesa meno, perché comunque quell'ora l'insegnante è pagato, quelle ore, anzi, perché se è collettivo durerà ore, è pagato. Ma non va bene neanche così, perché comunque ho una persona in più, o due, o magari anche cinque o sei persone in più da seguire e nessuno mi paga per seguire queste persone. Però pesa un po' meno, diciamo che pesa un po' meno. Non va bene neanche questo, non sto dicendo che questo va bene. Assolutamente, io sono contraria totalmente
al concetto che uno si debba sentire, tra virgolette, costretto dall'istituzione o ente per cui lavora a fare delle lezioni di prova gratuite, che siano individuali o collettive, per me non cambia. Però dico, questo pesa un po' meno. Mentre invece, se è una classe nuova, non so, quest'anno io inizio in questa scuola, corso di teatro, non conosco nessuno, cioè nessuno è mai venuto a fare lezione, c'è proprio la serata di prova gratuita che dura magari 2 o 3 ore, tra tutto. Ma perché devo lavorare gratis con magari davanti 10 persone? Peggio è nelle lezioni individuali. Perché le lezioni individuali, uno magari ne ha 6 prove gratuite in un giorno, ha lavorato 6 ore gratis. O tutto l'anno si deve rendere disponibile comunque usare quell'ora che è sempre gratuita. Io non so se mi sto, penso che mi sto spiegando in modo chiaro. Ecco, scusate se mi vedete che mi giro, ma controllo i miei patatoni, i miei cani. Quindi questa è una cosa obbrobriosa e continua a esserci questa mentalità. Io sono stata, adesso l'ho già raccontato in monologhi sperimentali, non lo riracconto, ma mi sono trovata di recente, e io faccio questo lavoro da più di 20 anni, diciamo anche 25 anni che sono in ambito artistico, non dilettantistico, ma professionale. Cioè, ci sono come si chiama? Sono stata a fare un colloquio di recente con una scuoletta di musica in provincia di Milano, dove non solo dovevo fare le lezioni individuali di canto di prova gratuita per i nuovi, ma pure per i vecchi che non hanno più lo stesso insegnante, allora devono venire a testare l'insegnante nuovo, no? Ovvio, perché noi siamo degli, ripeto, poi entrerò anche in questo aspetto, gli intrattenitori, no? Piaccio o non piace? Piaccio o non piaccio? È una cosa terribile. Quindi lezioni di prova per tutti, ma lezioni di prova addirittura in più sedi, senza poter coordinare, non so, il martedì sono in quella sede, il mercoledì in quella sede dalle alle, no, dovendo sottostare proprio agli orari proposti da questi candidati, diciamo, in cui alle 3 potevo essere in una sede e poi dovevo correre alle 4, mi hanno detto addirittura 3-4, cioè mi è stato detto, non me lo sto inventando, alle 4 magari un'altra sede, sì, magari l'altra sede è a 10-15 km di distanza, non 50, ma tutto gratis. Per un tempo che manco se sapeva. Ecco, ma questo è considerato normale. Cioè, io ho detto no, ho provato a fare una controproposta, a dire, attenzione, io proporrei quantomeno di gestire il tutto in un altro modo. Neanche ho potuto parlarne. Non ho neanche cercato di cioè non sono neanche riuscita a risistemare un po' la faccenda. No, sotto un altro, perché poi molte di queste associazioni, scuole, eccetera, non tutte, per carità, non tutte, non voglio fare di tutte le erbe un fascio, ma molte in realtà così in Italia non guardano neanche il tuo curriculum, non vengono neanche a vedere che artista sei. Non sanno neanche cosa fai, non sanno neanche se sei preparato. Una volta io, tanti anni fa, ho fatto una supplenza a Perugia in un'associazione musicale, era assente l'insegnante di canto. Non hanno neanche letto il mio curriculum, come non l'ha letto questo della provincia di Milano. Cioè, io potevo essere chiunque. Brava, non brava, ma chi se ne frega? Ecco, cioè questo è il concetto do dove ci troviamo oggi. Dire no è fondamentale. Basta dire sì a tutto. Basta fare gli ignavi che vogliono piacere a tutti, stare un po' di qui, un po' di là, tenere buoni tutti quanti. E ricordiamo che Dante Alighieri gli ignavi li mette in un girone dell'inferno, ora non ricordo quale. Non ti curar di loro, ma guarda e passa, cioè no, non li calcoliamo neanche gli ignavi, perché non hanno neanche la grandezza del male, sono proprio il peggio del peggio. Ecco, non facciamo gli ignavi. Vabbè. Per non parlare degli spettacoli, perché non è solo un discorso di corsi, perché oggi noi, che infatti noi, io non mi sento parte di nessun noi, non lo sto dicendo per capirci, ma le persone che fanno spettacoli, soprattutto non commerciali, io non faccio lavori commerciali,
ma so anche di chi fa cose commercialissime che si trova nella stessa situazione. Quindi rientrano tante persone in questo calderone. Spesso anche gli spettacoli non sono pagati. Io ho dei ricordi di miei spettacoli che ho fatto 10 anni fa, ben gestiti, ben curati, retribuiti in modo corretto, che oggi sembra di parlare di un'altra epoca, forse di un altro pianeta. E magari sono passati 10 anni. Perché siamo bisti, no? Cioè non importa se tu sei un professionista di livello, no, no, l'arte, l'aspetto artistico, l'aspetto culturale, non viene proprio visto. Porti i soldi bene, intanto tu ti diverti. Cioè c'è questa mentalità. Basta accettare di fare lavori che costano passione, fatica, studio, gratis. Perché riguarda anche il mondo degli spettacoli, non è solo nell'insegnamento, ma io sto dicendo cose che tante persone, forse qualcuno mi starà ascoltando, tante magari no, ma qualcuno che mi starà ascoltando le sa già. Poi non parliamo del business delle scuolette di musica per quanto riguarda le lezioni individuali, che va di moda non più. Da tanti anni va di moda, l'ho già detto in altri video, fare la lezione da 45 minuti o addirittura da 30 minuti. Cioè, beh, è una cosa, io trovo già stretta la lezione di un'ora. Scusate, c'è movimento. Allora, mi prendo una pausa, bevo un po' d'acqua e torno. Il bello della diretta, ragazzi. Ecco, io vado così a braccio, questi video sono spontanei, non censuro niente. Se riabbaia, mi rimetto in pausa. Le lezioni da 30 o 45 minuti sono una presa per i fondelli, ma le persone che si approcciano come utenti, come allievi, non hanno un po' di senso critico. In mezz'ora cosa fai? Non hai neanche il tempo di fare due chiacchiere, ma non dico che nella lezione si debba perdere tempo in chiacchiere, ma vuoi avere quel minimo di educazione, se non altro educazione, di pubbliche relazioni, ciao come stai? Ma anche solo occupandosi strettamente della materia, ma in mezz'ora cosa fai? Ma piuttosto fai un'ora ogni 2 settimane, ma questo è buon senso. Lo stesso 45 minuti, a me è capitato, ormai sono tanti anni per fortuna che non lo faccio più, ma io poi ho rifiutato queste cose, quindi ho fatto delle scelte etiche. Ma a me è capitato tanti anni fa di fare le lezioni da 45 minuti, ci sono riuscita, so lavorare, so organizzare il mio lavoro, ma mi rendevo conto che sì, si riusciva già meglio che nella mezz'ora. Per canto, e adesso parlo di canto. Magari altri strumenti che non conosco, io non sono un insegnante di altri strumenti, qualcuno dice guarda che va benissimo. Sì, se la lezione è una ripetizione, ciao, fai l'esercizio, ta 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 ta, puoi inventarti pure la lezione da un quarto d'ora, perché tanto fa un esercizio e mezzo, in quel quarto d'ora sei seduto, ho fatto l'esercizio, tu l'hai guardato, gli hai detto bene e male. Vabbè, ma che rapporto è? Scusate, cioè. C'è anche un rapporto umano, non dico che poi debba raccontarsi i cacchi propri che diventa se no una roba che non se ne esce, ma occupandosi, ripeto, strettamente, diligentemente della materia, il rapporto umano fa parte anche di quello. Se no davvero è un mercataccio, è diventato un mercataccio. Poi c'è che mi dice, no, ma la lezione di mezz'ora va bene per i bambini, perché a me l'hanno proposta per adulti, eh. Io i bambini non insegno, quindi. Però mi hanno detto può andare bene per i bambini, la lezione individuale già mezz'ora è tanto. Sicuramente per un bambino che inizia a suonare, non so, la chitarra, sei lì da solo, con l'insegnante che lo guarda, può esserci anche un po' d'ansia, un po' comunque, cioè è diverso. Capisco che sia una situazione che va limitata nel tempo. Ma allora piuttosto fai un corso collettivo per i bambini, dove c'è un approccio alla musica anche più umano, più vivo, che non quella mezz'oretta. Cioè, qui non è solo un fatto di cronometro, ok? Qui è un fatto di, ma dove sono finiti? Dove è finito il rapporto maestro-allievo vero?
pur di far business, pur di far soldi, la lezione di mezz'ora, la lezione di 45 minuti, tra un po' ci sarà anche la lezione da 20 minuti. Che poi l'insegnante, se coscienzioso, non la farà mai durare quel tempo lì, sforerà. E il tempo che sfora non glielo paga nessuno. Cacchio, un po' di senso critico. Non facciamo la catena di montaggio. Anzi, io per le lezioni individuali di canto, ora parlo della materia che conosco, sulle altre non voglio entrare, di canto io mi trovo bene col minimo un'ora e venti, un'ora e mezza, ma si paga un'ora e venti, un'ora e mezza, non è che si paga 45 minuti o un'ora e il resto lo devo regalare tutte le volte. È vero, farò meno lezioni quel giorno, è vero, porterò a casa meno risultato quel giorno, dal punto di vista economico, perché non ne ho fatte 10, tipo catena di montaggio, però c'è la pimpa che rompe, poi in anticipo sull'orario del cibo, però comunque ho lavorato bene. Poi la persona non si può permettere di fare un'ora e venti, un'ora e mezza alla settimana, ma ne può fare un'ora e venti, un'ora e mezza ogni 2 settimane, ecco che ha il suo risparmio. Scusate, mi ritiro ancora un attimo. Sono tornata, scusate per la pausa. E dicevo, cioè, non c'è più un senso, cioè non c'è proprio un senso del rapporto umano. Del rapporto umano, scusate, mi sono accesa una sigaretta, lo so che non sta bene, non me ne frega niente. Io ogni tanto sfumacchio, lo so che non va bene. Ma ripeto, questi miei video sono nel massimo della spontaneità. Altro aspetto, il ruolo dell'insegnante, questo vabbè, questo porterebbe un capitolo a sé, ora faccio proprio un suntino. Ho fatto anche un video sul ruolo dell'insegnante, ma volevo approfondire oltre. Oggi gli insegnanti di queste materie, anche di tante altre. Adesso parliamo di queste, perché io parlo del mio e non voglio fare la tuttologa. Però il ruolo dell'insegnante spesso è considerato non un insegnante, ma un intrattenitore. Io ti pago, quindi tu mi devi far divertire. Quindi tu devi fare quello che voglio io. Ah, tu non stai facendo quello che voglio io. Non mi stai tanto simpatico. Sei bravo magari, però dovresti cambiare un po' rotta, oppure sei bravo, però quella cosa lì, io quell'esercizio non c'ho voglia di fare. Ecco, sta avvenendo fuori spesso nel mondo adulti, che io quello che frequento, perché io il mondo bambini non lo frequento, al limite insegno ai ragazzi grandi, ma no, non ai bambini, parliamo di adulti soprattutto. Ormai c'è quel mood lì. Noi non siamo degli intrattenitori, cioè chi fa l'intrattenitore? Per carità. C'è chi fa l'intrattenitore, benissimo, sceglie di farlo, lo faccia. Io non faccio l'intrattenitrice e tanti altri che insegniamo le nostre materie che amiamo non siamo intrattenitori. Il ruolo dell'insegnante è un'altra cosa. Può anche dire ho sbagliato. Ah, scusa, può dire ho sbagliato, quello certo, ma quello non è un problema. Ma può dire hai sbagliato. Questa cosa non va bene perché è funzionale al percorso. Perché se un insegnante non va a segnalare l'errore o la strada sbagliata che si sta prendendo secondo i suoi parametri, non perché abbia la verità in mano, nessuno ha la verità in mano. Ok? Però ha un suo percorso che vuole, dove vuole andare, se no starebbe a casa, non farebbe l'insegnante, ecco, e non avrebbe neanche senso parlare. Ma se uno accetta di fare un percorso, l'insegnante non è un intrattenitore. Poi ci sono insegnanti bravi, insegnanti pessimi, c'è di tutto, anche lì bisogna avere un po' l'occhio e vedere con chi ci si trova in sintonia, con chi si risuona. Io dico sempre, chiunque sia la persona che va a studiare, chiunque sia l'insegnante, qualunque sia la materia e qualunque siano gli obiettivi, che si sia un po' intuitivi, un po' aperti e si colga che quella è la strada giusta per sé. Anche se ha delle difficoltà, perché in un percorso si incontrano anche delle difficoltà. No, oggi c'è la moda dell'intrattenitore e questo, su questo chiudo qui, perché è un discorso troppo ampio per essere
così detto in due battute. Ultimo aspetto, anzi ultimo ora in questa lista, diciamo, di argomenti che sto trattando, ma non ultimo nella vita, ma non ultimo di importanza. Uno si deve chiedere, sia se lavora come artista, sia se va come allievo, cosa sto facendo? Cosa voglio fare? Guardarsi un pochino allo specchio, farsi due domande. Perché c'è una giungla, oh, non c'è nessuna regolamentazione in Italia, non sto parlando del conservatorio, cioè, sto parlando dei corsi liberi, diciamo, non c'è nessuna regolamentazione, non c'è nessuna, come dire, come in tante altre materie, come in mille altri aspetti, in mille altre, diciamo, mille altri ambiti. Scusate, mi stavo impappinando. C'è una giungla, quindi bisogna avere un po' di capacità intuitiva di cogliere cosa è meglio per me. E comunque saper dire di no. Torniamo al discorso iniziale degli insegnanti, le lezioni di prova gratuite, le lezioni da mezz'ora, da 5 secondi. Cioè, io mi ricordo di essere stata in scuola di musica a fare lezioni individuali di canto, dove avevi tipo 8 lezioni di seguito, una attaccata all'altra. Facevi fatica a ricavarti un'ora di pausa, perché doveva essere una catena di montaggio. Poi ci riuscivi perché ti mettevi di muso buono. Va benissimo lavorare tanto in un giorno, non sto dicendo che non vada bene, ma la qualità? Cioè, cerchiamo di tornare anche alla qualità del lavoro e non solo alla quantità. Certo, se ti pagano due soldi un'ora di lezione, questo sarebbe un altro argomento da trattare, perché poi c'è tutto l'argomento anche quanto sei pagato, hai un contratto, non hai un contratto. Se lavori con partita IVA, ti è riconosciuto il fatto che comunque la metà di quello che tu stai incassando ti andrà in tasse, eccetera. Quindi voglio dire, ci sarebbe anche tutto quell'aspetto, ma lo tratterò in un altro video, perché spesso chi insegna queste materie ci troviamo in realtà che definire farlocche è poco, perché nella maggior parte dei casi si parla di associazioni culturali, dove è tutto travestito dall'associazione culturale non a scopo di lucro. Oggi le regole sono più ferree, quindi si sta andando in una direzione un po' più precisa e ho notato che sta cambiando, ma anni fa era una roba pazzesca. Certo, se sei pagato 2 lire, è ovvio che nel momento in cui organizzi la giornata di lavoro e magari la scuoletta non è dietro casa, ne fai tante in un giorno, benissimo, ma tante fino a un certo punto. Perché c'è anche un discorso di qualità, cioè la qualità, ma la qualità deve essere anche pagata, deve essere anche retribuita. Perché se io lavoro bene, tu non mi puoi dare 10 euro all'ora. Non sono la donna delle pulizie, con tutto il rispetto per le donne delle pulizie, ma fanno un'altra cosa, santo cielo. Ci sono poi delle robe allucinanti, ci sono oggi dei santoni, dei guru, olistici spesso. Ma non solo, me ne è capitata una, lavoro su di sé, bla bla bla, che ti fanno dei prezzi che sono folli. Pianta la pimpa, basta, e devo concludere. Adesso devo concludere, pimpa o non pimpa, vieni qua vicino a me. Che ti proponeva per delle lezioni online, non mi ricordo se 5 o 6 lezioni online, 1.500 euro, una roba del genere. Ma ci sono anche queste realtà, quindi ci sono anche dei divari molto strani. Vabbè, che se uno ha voglia di farsi prendere per i fondelli, vabbè, la gente è libera anche di far questo. La cronaca e insomma, l'attualità è piena di persone che si sono fatte prendere per i fondelli. Però ci sono queste assurdità. Da una parte la lezione di prova gratis, quasi ti devi mettere supino davanti agli allievi, perché gli devi regalare la lezione, per forza, regalare il tuo tempo a uno, a due, a tre, a 10 per un mese, per 6 mesi, per tutto l'anno scolastico, perché arriva gente che prova, poi non vedi più, perché ci sono anche gli scrocconi delle prove. Dall'altra parte, corso online, 5-6 lezioni, 1.500 euro per evolvere. Cioè, vi accorgete che è una giungla? Ecco, tutto questo per dire occhi aperti, uno. Per chi fa o il mio lavoro o un lavoro simile, dignità,
portiamo avanti un discorso di dignità e di serietà, perché io sono convinta che più passa il tempo, almeno spero, qualcuno inizia ad aprire gli occhi, le persone iniziano ad aprire gli occhi e non si può andare sempre sulla mentalità, ma se non facciamo così, poi la gente non viene, tenere i prezzi bassi perché sennò la gente non viene, poi dall'altra parte invece no, pompiamo, pompiamo i prezzi, tanto l'allocco lo trovo sempre, cioè. Che sia il pago poco, che sia il pago tanto per andare a fare un'attività, sono sempre, come dire, dei calcoli per portarsi a casa un risultato che in realtà non ha nulla a che fare con la materia che si sta trattando. Occhi aperti, perché siamo in un mercataccio. Il mercataccio non è solo il pessimo mercato musicale, il pessimo mercato, teatrale, eccetera, nel quale ci troviamo oggi, che è una schifezza. Ma è un mercataccio su tutto. E qui chiudo perché ho già parlato abbastanza. Spero che questa mia riflessione sia stata utile a qualcuno. Ora vi lascio perché la pimpa veramente ce l'ho qua sotto, le sto grattando la schiena, non si vede, per tenerla buona. Vi ringrazio e ripeto, queste non sono chiacchiere fini a se stesse. Questo vuole essere uno strumento di riflessione e fa parte del mio ambito artistico, lavorativo, e quindi ci tengo a portare avanti un discorso. Un caro saluto.